Ok, perfetto. Uh, benvenuti a questa sessione sui divari territoriali e la sostenibilità agricola. Abbiamo il uh, Massimo uh, Armenise qui alla mia destra della Direzione Centrale per le Statistiche uh, Ambientali e Territoriali dell'Istat. Abbiamo il, il professore Adriano Giannola che è il presidente della Svimez qui alla mia sinistra. Roberto Gismondi, dirigente servizio statistiche e rilevazioni eh, sull'agricoltura dell'Istat, qui alla mia sinistra, e poi Fabio Pierangeli del CREA. Uh, mi è stato, uh, il format che useremo è il seguente, mi è stato detto facciamo 10 minuti di presentazione um, dei relatori, Uh, dopodiché uh, apriremo un piccolo dibattito sulle, sulle cose che hanno uh, presentato. Quindi io chiederei ai relatori di stare nei dieci minuti, io cercherò di, essere, di darvi delle indicazioni senza essere tiranno. Quindi uh, seguendo l'ordine di intervento chiederò, uh, chiederei al professore Massimo Armise di uh, intervenire, lui uh, ci parlerà dei divari territoriali e delle politiche di coesione. Buon pomeriggio a tutti. La politica di coesione, è, come probabilmente saprete, è il principale strumento di investimento dell'Unione Europea. È un pilastro dell'Unione Europea al punto che qualcuno potrebbe dire che l'Unione Europea esiste perché esiste una politica di coesione. L'obiettivo della politica di coesione è quella di ridurre le divergenze territoriali, per cui il target della politica di coesione non sono i singoli stati membri, ma sono i territori e le regioni che la compongono. Uh, per cui individuare le divergenze territoriali presenti all'interno dell'Unione dell Europea è uh, un elemento uh, di rimente della, per la, per la um, politica di coesione. E nel mio intervento cercherò di mostrarvi come questi divari territoriali cambiano, mutano, non sono, anche se secolarizzati diciamo, in Italia, nella classica suddivisione tra nord e sud, possono essere invece letti anche in chiavi differenti e meritano delle attenzioni differenti. Il, um, uh, vi dicevo che l'obiettivo della politica di coesione è quello di far convergere gli, gli stati, le, le regioni che la compongono e in realtà negli ultimi 20 anni, um, come è stato evidenziato in un uh, recente report dell'Istat, un processo di convergenza dei redditi a livello europeo vi è stato soltanto per alcuni paesi, per alcune regioni dell'est Europa, mentre le regioni italiane, non, non hanno eh, in particolare quelle del mezzogiorno, hanno perso posizioni, così come tutto il resto del paese. Basti pensare che eh, nel 2000 erano 5 le regioni italiane collocate fra le prime 25 per eh, PIL pro capite, quindi per livello di, eh, di ricchezza dell'attuale UE27, quindi 5 su 25. 5 fra le prime 25. Nel 2022 invece ne ritroviamo soltanto una, la provincia di Bolzano. Però ritroviamo nel 2022 ben tre regioni italiane eh, fra le ultime 40 eh, d'Europa, fra le 244 regioni europee. Fra le ultime 40 vi troviamo la Campania, la Sicilia e la Calabria in termini di eh, PIL Pro Capita. Eh, però vi dicevo, eh, i non sono, le, le divergenze territoriali non sono un qualcosa di stabile, di mutevole nel, nel tempo, eh, tant'è che eh, negli ultimi cinque anni con il eh, cambio di paradigma, con il passaggio quindi dalle politiche di austerity alle politiche eh, espansive post-covid ehm, abbiamo assistito a degli sprazzi di, di convergenza per le regioni eh, del paese. Uh, del mezzogiorno in particolare. E anche in un recente report del, uh, della Svimez è emerso questo genere di, uh, di miglioramento per queste regioni. Da questo grafico in cui quei puntini uh, rappresentano le 244 regioni dell'Unione Europea e abbiamo che le che si i pu quei puntini che si trovano al di sopra della linea orizzontale sono, sono le regioni che sono state capaci di crescere più velocemente rispetto alla media dell'UE. 27 negli ultimi 5 anni e quindi vedete come ci sono dei puntini neri che sono le regioni italiane che si trovano al di sopra del, uh, del tasso di crescita medio dell'UE27 ed in particolare ci sono delle regioni che appartengono appunto al mezzogiorno. E, però se vogliamo invece osservare e pensare alla, alla, uh, diciamo ai divari territoriali nella loro massima uh, um, persistenza uh, e... Eh, 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 Uh, possiamo andare ad osservare i, il, le divergenze in termini occupazionali che sono presenti in, uh, in Italia. E, um, il, uh, le eh, divergenze in questo caso fra le regioni italiane, in questo grafico qui sono mostrate le ripartizioni eh, dell'Italia, si vede bene come il tasso di occupazione è molto differente rispetto a quello medio dell'Unione Europea 27. E in qualsivoglia eh, modulo si voglia vedere, quindi sul totale, sul, 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 sul tasso di occupazione femminile o sul tasso di occupazione giovanile, le ripartizioni del sud e delle isole sono le ripartizioni che hanno una maggior ehm, divergenza rispa, rispetto al tasso ehm, di occupazione medio. Quindi parliamo di 25 punti eh, percentuali per per le isole è di 24 punti percentuali per, per, il, um, per il sud, addirittura nel tasso di occupazione femminile la differenza rispetto al, al dato medio UE arriva al 30%. È interessante osservare come però il, questo fenomeno, quindi questa divergenza, um, riguarda anche il nord-ovest e il nord-est se lo si, lo si osserva per il tasso di occupazione giovanile. E, um, ma altrettanto interessante è osservare come... Um, un, ciò che sembra ridurre le differenze in termini di tasso di occupazione è l'istruzione. Quindi l'istruzione, il livello di competenze eh, degli individui è capace di, ehm, in, di attenuare le differenze territoriali e di genere. Quindi, quando aumenta il livello di istruzione, quando aumentano le competenze, i gap in termini di occupazione si riducono rispetto al dato medio dell'Unione Europea. Lo si vede da quel grafico in basso, in cui le freccette in alto sono i tassi di occupazione per i laureati. Nel frattempo, però, negli ultimi vent'anni si sono sedimentati ulteriori aspetti di. Um, ulteriori elementi di debolezza eh, che, sono stati, che sono capaci di, eh, di mostrare delle nuove evidenze in termini di vari territoriali. Il declino demografico ad esempio eh, che finora ha diciamo, espresso il, la, la sua, eh, la sua, eh, i suoi effetti es quasi esclusivamente sul, eh, sul mezzogiorno e comincia ad, a mostrare insomma, i suoi effetti anche per, il, per altre fasce di territorio, ad esempio se si osservano i giovani tra i 18 e i 34 anni, per qualsivoglia anche qui ehm, ripartizione e anche eh, criterio in cui andiamo a guardare all'interno delle ripartizioni, quindi siano le città o le aree rurali o le aree interne o i centri, è possibile vedere come è vero, il mezzogiorno perde il... Il 30% di eh, popolazione giovane nelle aree rurali: il 32% e il 27% nelle, nelle città, però il, eh, anche nel centro-nord eh, osserviamo delle, delle, delle differenze delle divergenze territoriali fra appunto le città e le aree rurali. Le aree rurali del centro del nord perdono il 23% e il 24% di popolazione giovanile. E, per cui eh, questo è eh, Così, evidente che addirittura la Commissione Europea ha, nel suo ultimo report, nel nono report della, sulla coesione economica e sociale, e, uh, ha evidenziato come vi sono delle regioni uh, che uh, rischiano di, di essere incagliate in una situazione di trappola uh, dello sviluppo dovuta alla carenza di talenti. E, mh, nel grafico a sinistra, nel cartogramma a sinistra, si vedono quelle regioni, le regioni in rosso. Sono queste regioni che la Commissione europea ha individuato come appunto, um, incagliate in questa situazione di, um, di trappola dovuta alla carenza di talenti. Ed è possibile osservare come la classica, il classico divario nord-sud, mezzogiorno-centro-nord um, salta, non c'è più, e uh, ci sono regioni del, um, del centro-nord stesso che sono, uh, che sono individuate come regioni. Con una diminuzione della popolazione in età lavorativa e in ritardo nel livello di sviluppo eh, di istruzione terziaria, e in particolare la Liguria, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. Quindi, cosa ci dice eh, questo grafico? Che oggi non è più possibile pensare di sprecare capitale umano se si vuole eh, ridurre i divari, creare occupazione di qualità e eh, non povera e presidiare adeguatamente i territori, i servizi e i processi produttivi. Un'ulteriore un chiave di lettura. Di, ehm, del fatto che oggi non è più possibile sprecare capitale umano, viene, ci viene fornita dai dati eh, che sono stati recentemente, ehm, eh, recentemente resi disponibili eh, dall'Istat in un'audizione sulla sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie. È stato, sono stati resi disponibili una batteria di indicatori a livello eh, subcomunale per le 14 città metropolitane, indicatori di, di tipo sociodemografico ed economico e qui eh, vi mostro come mh, il, nel comune di Roma, che è suddiviso per delle zone urbanistiche, all'interno del comune di Roma il... Uh, vi sono dei divari importanti in termini di abbandono scolastico, di uscita precoce dal sistema di istruzione e come c'è un'intera zona, quella di Roma Est, che si caratterizza per dei livelli di abbandono scolastico che sono ben superiori al, a quello che è stato dichiarato con, dal... Um, Dall'Unione Europea come il suo target il 10%, nella zona Roma Est andiamo tra il 12% e il 27% di giovani che abbandonano prematuramente il sistema di istruzione. Ancora più vero poi è questo nel, se andiamo ad osservare gli stranieri. Ehm, oggi, quindi, non è più possibile sprecare capitale umano. Una delle possibili. Per far ciò è necessario anche investire in, probabilmente in cultura. La Commissione europea, in questo caso, ha individuato nel settore creativo e culturale un elemento di, eh, fondamentale di sostegno allo sviluppo territoriale. L'ISTAT ha ehm, perimetrizzato il settore creativo e culturale e. Eh, ed, ed è emerso come il, questo, questo sia in effetti un settore dotato di una uh, grande dinamicità in termini di nuove imprese, ma soprattutto capace di coinvolgere maggiormente i giovani e maggiormente le donne, quindi che sono i due elementi deboli che vedevamo in precedenza per dei dati sul tasso di occupazione. E concludo. Um, Dicendo che um, a maggior ragione oggi non è più po possibile eh, pensare di sprecare capitale umano perché eh, mh, ci troviamo di fronte a una, probabilmente all'avvento di una nuova rivoluzione industriale. El, con l'utilizzo nei processi produttivi dell'intelligenza artificiale, promette di, grossi, eh, di generare grandi vantaggi in termini di produttività e anche di mutamenti del mercato del lavoro. Quindi avere un. Capitale umano sempre più formato e eh, con maggiori livelli di conoscenza e, eh, mh, è fondamentale. E quindi l, mh, concludo con un, un interrogativo uh, per cui vi chiedo se l'intelligenza artificiale stessa non possa diventare un nuovo strumento di disuguaglianza territoriale. E il sistema produttivo italiano è poco coinvolto nell'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e anche nel mercato del lavoro abbiamo fatto delle, mh, delle stime dell'occupazione. È poco esposta ancora all'utilizzo di, di intelligenza artificiale. Questo può sembrare, nel brevissimo periodo, un vantaggio, o meglio, un, un, un rischio minore, però magari nel medio e lungo periodo può generare eh, uno spiazzamento per le imprese italiane, per il sistema produttivo italiano, che può appunto non essere adeguatamente coinvolto da, in questa nuova uh, rivoluzione industriale. Questo grazie, quanto... grazie mille e soprattutto per essere stato nei tempi. La ringrazio. Grazie. Uh, adesso diamo la parola invece al professore Giannola, che molti conoscono, è presidente della Svimez, che affronterà uh, uh, pro le problematiche relative a un settore che spesso viene trascurato nelle analisi economiche generali, e cioè il mercato del credito. Il professore Giannola appunto, uh, introdurrà un, arg un argomento che è le difficoltà di accesso al credito e i uh, divari tra territori. Prego Adriano, dieci minuti. Sì. Innanzitutto eh, fa piacere essere in questa iniziativa così importante dell'Istat e di portare pure alcune considerazioni su uno dei fattori produttivi che come dire, stanno dietro anche a tutto il discorso che abbiamo appena sentito, molto rilevante, cioè la finanza e il credito. <coughs> Io parto ricordando un commento di Pasquale Saraceno, vengo dalla Svivez, uno dei fondatori, e che dopo vent'anni fa, diceva nel 1972, quando iniziai la non facile ma interessante esperienza della cassa, la Svimez ha fatto la cassa del Mezzogiorno, dissi che tre erano gli indicatori che dovevamo Monitorare attentamente perché erano quelli che, sulla base degli investimenti che andavamo a realizzare, avrebbero dovuto subire un sostanziale mutamento. Mi riferisco al reddito pro capite, al tasso di disoccupazione e al costo del denaro. Dopo 20 anni ci sono flebili segnali positivi sui primi due indicatori, mentre sul terzo purtroppo non è accaduto nulla. E questo, devo essere sincero, è davvero preoccupante, perché rappresenta il riferimento determinante per un processo di crescita. Quando lui dice che c'erano stati flebili risultati positivi, dobbiamo dire che in quei vent'anni c'è stato il miracolo economico italiano, che il Sud ha recuperato... Circa 20 punti di pil pro capite rispetto al nord, ed è stato l'unico periodo in cui il sud e il nord hanno camminato diciamo, a braccetto, anche non magari volentieri, più o meno forzati, da chi è stato capace di disegnare un processo di sviluppo. Credo che dal 92, quando è finito l'intervento straordinario, è cominciato quel declino di cui parlava. Il dottor Almenise prima, eh, che, 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 di cui vediamo dei risultati a livello Unione Europea, tant'è vero che la Svizzera non parla più di rapporto nord-sud, la parte di rapporto nord-sud del doppio divario, cioè quello ancora più preoccupante tra il nord e il resto d'Europa, cioè il sud rispetto al nord, che è tornato ai livelli degli anni 50 e soprattutto il nord, come diceva, che vede solo Bolzano tra le prime che. E sappiamo perché Bolzano è tra quelle prime. E quindi oggi in clima di autonomia differenziata e così via, credo che è un momento molto importante per fare il punto su alcuni aspetti. Per quello che riguarda il processo del credito. Eh, anche qui do dati molto rapidi, c'è un processo di desertificazione. Bancaria, un petto territoriale: non so, nel sud il 55% dei comuni non ha più neanche uno sportello bancario, al nord questa cosa è variegata, ma, per esempio, nel nord, nel nord ovest è del 46%, quindi una percentuale alta che non ha eh, sportelli, ma nel centro e nel nord est solo. <coughs> quelli senza sportelli sono il 14% o il 30%. La differenza tra nord e sud, in questo caso, del, che è diciamo, quella che lamenta, lamentava, in qualche modo, di cui era preoccupato Saraceno, direi che è oggi molto più evidente di allora e molto più pesante di allora, per un motivo molto semplice che la desertificazione bancaria al sud ha voluto dire qualcosa di diverso da quello che è avvenuto nel resto del paese, e cioè la desertificazione bancaria è avvenuta con la, diciamo, con la dissoluzione delle, banche, delle grandi banche del mezzogiorno, ricordiamo Banco Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna. Di queste tre banche non esiste, esiste solo il Banco di Sardegna, in cui la fondazione, che quindi è sarda, controlla ancora il 49%, ma il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli non esistono più neanche come sigla, come etichetta. E questo, è, e il Banco di Napoli era la seconda banca italiana, come fondazioni perlomeno, quindi. E questo è un elemento su cui cercherò di capire che non è tanto il problema se esistono o non esistono, il problema è come è stato è come è avvenuta la desertificazione bancaria in generale in Italia e in particolare nel Mezzogiorno. Ecco, allora se guardiamo proprio in termini di... Eh, sì, sì, ce l'ho qua. No, eh, il... Sì, sì, la desertificazione, diciamo, qui c'è molto semplicemente una cosa riassuntiva che fa vedere come dappertutto le banche diminuiscono, c'è quindi la concentrazione, quella che la Banca d'Italia chiama il consolidamento, che comincia negli anni 90 anche a seguito di alcune direttive europee molto precise e al cambiamento del modello di regolazione, il cosiddetto modello di Basilea. Non entriamo nel merito di che cosa significhi, ma è un modello proattivo che in qualche modo premia chi è bravo e penalizza chi non è bravo, e facendo questo porta agli estremi la situazione, cioè distrugge quelli che non sono bravi, secondo certi parametri, e ne rafforza quelli che sono bravi. Il risultato dovrebbe essere un miglioramento del sistema in generale. E in realtà, quando andiamo a vedere i risultati, i risultati di miglioramento non ci sono e territorialmente vediamo aumenti nelle divaricazioni ulteriori. Per quello che riguarda gli sportelli, già vediamo che da qui sono due periodi: 1992, la legge Amato Carli del 1990, la cosiddetta privatizzazione della foresta pietrificata, le banche prima della di questa legge dal 92 al 2000 c'è una rapida riduzione di banche una rapida riduzione di sportelli dal 2000 al 2022 vediamo che ci continua il concentramento bancario ma per quello che riguarda gli sportelli c'è diciamo la caduta esclusivamente al sud e un lieve aumento nel centro nord ma questo è il meccanismo successivo se... È uno dei risultati meno discussi, e cioè qui è una cosa molto. è una tabella illeggibile, me rendo conto, vi dico solo un aspetto rilevante. Se voi prendete gli impieghi, cioè, gli cioè il finanziamento dell'economia e così via, rispetto al risparmio, cioè, ai depositi in quello stesso territorio, dal 2015-2016 è evidente una cosa che dire che è preoccupante è dire poco, e cioè il fatto che gli impieghi sono molto meno dei risparmi al sud e gli impieghi sono molto più dei risparmi al nord. Questo è un evento nuovo legato al consolidamento che è logico, se io consolido una banca, facciamo sempre il caso del Banco di Napoli, tanto non esiste più, e la consolido con una banca che sta a Milano, come è il caso di specie, è, è chiaro che se siamo razionali, cioè se seguiamo il modello di Basilea, tanto per capirci, oggettivamente questa banca deve fare il suo mestiere, selezionare il meglio e penalizzare il peggio. Ora, meglio e peggio è molto difficile dire quando abbiamo a che fare con imprese e guardiamo al finanziamento dell'impresa. È chiaro che quello che fa la banca, che avversa il rischio ovviamente, selezionerà le meno rischiose rispetto alle più rischiose. E questo ovviamente determina un razionamento verso le i territori più rischiosi rispetto a quelli meno rischiosi. Allora il risultato finale nel 2022 è che 100 miliardi di risparmio del Sud finanziano l'eccesso di investimenti, di impieghi del Nord. E questo ha un significato molto preciso per chi opera nel Sud. Vuol dire tassi di interesse molto più elevati, eccetera, eccetera. Cioè il cosiddetto tasso... <coughs> standard o come si dice di piazza cioè al sud automaticamente il tasso caricato è del circa il 30-40% più alto che al nord in termini di percentuale sul tasso quindi questo è uno dei risultati del consolidamento bancario che era un risultato esattamente previsto al contrario da chi ha fatto il, il consolidamento e lo ha attuato con, diciamo, come una strategia di miglioramento del mercato dualistico del credito. La strategia era la grande scommessa sul fatto che il problema del dualismo creditizio fosse un problema di efficienza aziendale delle singole banche, al sud molto meno efficienti del nord e di potere di mercato delle banche, nel caso specifico al sud molto più alto che al nord. Tutto questo è stato smentito, queste sono analisi sulle stime sull'efficienza per varie tipologie di banche dal 1993 al 2003, poi vediamo arrivano al 2011. La cosa interessante è che le limited company, cioè le, com le società per azioni, particolarmente le grandi banche, sono le banche che perdono efficienza in tutto questo periodo e le banche più efficienti sono proprio le BCC, cioè quelle più legate al territorio in termini di costi, quindi questa è una funzione che minimizza diciamo, la distanza dalla frontiera efficiente. E quindi da questo punto di vista potremmo dire che la filosofia del consolidamento ha dato dei risultati non conformi alle, così, alla teoria. Però questa teoria è una teoria che non ha nessun senso quando uno ha minimamente in mente la grammatica del dualismo nel mercato del credito. La grammatica è molto semplice, una teoria in cui premi il migliore e penalizzi. Volutamente il peggiore non farà che crescere la differenza tra il migliore e il peggiore, non la risolve e non la sana. E questo vale sia se guardiamo alla, fino al 2011 per l'efficienza da costi, sia che guardiamo per l'efficienza da profitti, che sono i due criteri con cui econometricamente si misura il tutto. Allora per rimanere, nei tempi, qual è l'errore in tutto questo? beh l'errore di tutto questo purtroppo dobbiamo dire è un errore che riporta i regolatori che in parte hanno dovuto correggere il modello di regolazione sulla base del modello di Basilea ma non hanno minimamente corretto gli effetti ovvi grammaticalmente i sintassi come li volete chiamare che quel modello ha in un sistema dualistico e quindi eh, e qual era il metodo, cioè come mai fino al 1993, fino, fino, sì, fino praticamente alla legge Amato Carli, sostanzialmente il dualismo creditizio, che è fondamentale per alimentare quel dualismo economico e sociale, perché poi l'immigrazione, eh, la denatalità, sono tutti legati esattamente all'aumento delle divergenze territoriali e. Oggi cominciamo a vedere che questa cosa comincia a interessare il nord rispetto al resto d'Europa, ma ha interessato pesantemente il sud negli ultimi 30 anni, soprattutto dal 93 in poi, cioè l'anno in cui inizia il consolidamento. Beh, il discorso è molto semplice, se voi prendete una qualsiasi banca, se prendete due banche, una al nord e una al sud, della stessa dimensione, Banco Napoli e... San Paolo di Torino, tanto per parlare di due attori che hanno agito esattamente su queste due realtà. E eh, prendete la loro politica di impieghi e la loro politica di raccolta, la cosa è molto semplice. Come si regolava il dualismo creditizio allora? Eh, C'era la banca centrale che di fatto governava il cosiddetto tasso interbancario. Quel tasso interbancario a cosa serviva? Serviva, e questo dico, vuol dire non essere più consapevoli della grammatica del dualismo. Il tasso interbancario serviva a una cosa molto semplice, che la banca del sud impiegava al sud fino a che il cliente non era, compreso il rischio, a un tasso per così dire eh, capace di ripagare il tasso interbancario e quindi la banca aveva in qualche misura valutava quel cliente affidabile fino a quel punto. Da quel punto in poi la Banca del Sud non dà più credito alle imprese del Sud, dà, offre quella risorsa sull'interbancario, cioè a chi? Alla Banca del Nord dove le imprese sono meno rischiose, la Banca del Nord paga alla Banca del Sud l'interbancario e la Banca del Nord fa ulteriormente impieghi. Quando salta il rapporto tra Banca del Nord e Banca del Sud, perché salta l'interbancario e si crea un unico mercato del credito unificato, è ovvio che la Banca del Nord non è che lo fa per cattiveria, ma perché quello è il suo mestiere, farà ridurre il credito alle imprese del sud punto e se non intervieni su questo banalissimo aspetto stai aumentando il dualismo ora è curioso che gli stati uniti patria del mercato e così via su questo aspetto intervengono c'è il, il cosiddetto community reinvestment act che protegge proprio le minorities le piccole imprese, le imprese locali e in più c'è un enorme credito di banche locali di territorio. In Italia le banche locali di territorio sono le BCC, che sono state poi consolidate in due grandi capogruppo, che sono le uniche che ancora fanno un credito al territorio in senso stretto. Dopodiché il resto non c'è più interbancario, e quindi il sistema è strutturalmente inadeguato a gestire un mercato del credito che è dualistico molto più oggi di quanto non lo fosse 30 anni fa. E questo sarebbe una cosa che i regolatori dovrebbero cominciare a capire: tanto più se quei regolatori non hanno più potere di politica monetaria, dovrebbero occuparsi dei territori. Grazie. Grazie mille a professore Giannola per questo interessantissimo riferimento. Passiamo adesso ai temi centrali della sessione che sono i eh, divari eh, alla sostenibilità agricola. Eh, do la parola al dottor Roberto Gismondi che è dirigente del servizio Statistiche e Rilevazioni sull'agricoltura dell'Istat, ci parlerà di sostenibilità, sviluppo locale ed agricoltura. Ecco qua. I soliti dieci minuti <ride> grazie va bene si sente ok buon pomeriggio a tutti allora cercherò veramente di essere diretto e quindi agricoltura tema di grandissima attualità e direi di andare subito a capire cosa significa un'agricoltura sostenibile significa purtroppo per noi tante cose riconducibili a tre profili che sono il profilo economico, l'ambientale e il sociale l'economico significa che un agricoltore qualunque esso sia in Italia deve avere il diritto a un reddito eh, più che decente, diciamo superiore a una soglia minima. Deve esserci una sostenibilità ambientale che forse è quella più nota e dibattuta quotidianamente eh, per capire che effetto ha l'agricoltura sull'ambiente e viceversa. E poi la sostenibilità sociale. Quindi il diritto in qualche modo eh, a una vita dignitosa, all'eliminazione di forme. Eh, di sfruttamento, come purtroppo abbiamo ancora in Italia, pensiamo al caporalato, ma non è l'unico esempio, e la garanzia della sicurezza alimentare per chi lavora in azienda e anche per tutti quanti i consumatori. Quindi che cosa possiamo eh, arrivare a, a chiederci, che è un po' il punto centrale di questa breve presentazione? Oggi noi siamo in grado di misurare la sostenibilità agricola e se no perché e in che misura siamo in grado e cosa dobbiamo fare per poter eh, accrescere eh, la capacità di misurarla? Il problema di fondo è che misurare la sostenibilità agricola, l'avete capito, è difficilissimo, proprio perché è un fenomeno multidimensionale e soprattutto perché bisogna misurarla per tutte le unità agricole italiane che sono tante perché l'ultimo censimento dell'agricoltura del 2020 ne ha contato 1.130.000 molte meno di quelle del 2010 ma comunque tante ed inoltre molto eterogenee perché un terzo, solo un terzo sono vere imprese, 32 su 100, quindi un altro terzo producono solo per autoconsumo ancora nel 2020, però ripeto la sostenibilità deve essere valutata per tutte tenendo conto di una cosa molto importante che normalmente se noi parliamo di sostenibilità per un'azienda agricola impresa, questo significa parlare di ricerca della maggiore competitività, uso dell'intelligenza artificiale che è il life motive di questa conferenza, quindi di tutti gli strumenti tipici dell'agricoltura 4.0, mentre spesso quando parliamo di sostenibilità per le non aziende, quindi per i piccoli, che sono purtroppo due terzi del totale, e questo significa soprattutto capire cosa si deve fare per rimanere in vita, per non chiudere l'attività. In questo contesto l'ISTAT si sta attivando, dopo il censimento abbiamo intrapreso dei lavori che sono in fase di conclusione per mettere a punto finalmente il Farm Register che è lo strumento che vogliamo usare nel censimento permanente dell'agricoltura, che si sta avviando anche questo nella seconda metà del 2024, come strumento per poter misurare annualmente come cambia l'agricoltura italiana. È chiaro che aver fatto riferimento al censimento... Fa capire a tutti qual è il problema. Se noi pensiamo di osservare l'agricoltura italiana ogni dieci anni, questo non ci consente di cogliere quell'obiettivo di misurabilità, eh, almeno su scala annuale, che ci sembra indispensabile. Allora, eh, più nel dettaglio, qual è il contesto in cui dobbiamo muoverci? Quello della FAO. La FAO promuove da anni i Sustainable Development Goals. Tra l'altro, domani ci sarà la presentazione dell'ultimo rapporto. Tra questi ce n'è uno, il 24.4.1, che eh, definisce ehm, un indicatore di mh, sostenibilità eh, agricola come la quota di area di superficie agricola coltivata eh, secondo criteri produttivi sostenibili. Che detto così sembrerebbe una cosa semplice, ma in realtà non lo è perché, come potete vedere. Poi questo indicatore si declina in ben 11 sottoindicatori raggruppati in funzione della loro valenza, prettamente economica, ambientale e sociale. In questo schemino, in verde abbiamo evidenziato quelli che sono sostanzialmente calcolabili ad oggi, in rosso quelli che purtroppo non sono calcolabili, in blu la maggior parte sono 7 su 11 quelli che sono parzialmente calcolabili. Come vedete riguardano moltissimi aspetti, quelli più eh, ripeto, dibattuti forse sono quelli ambientali, ma non solo, eh, e quindi il messaggio che viene da questo schema è che se dobbiamo... Ehm, Guardare avanti, dobbiamo cercare almeno mh, da qui al 2030, poniamoci questo obiettivo in sei anni, di eliminare i rossi e di portare molti dei blu sul verde. Per fare questo, oh, occorre una forte sinergia tra l'Istituto Nazionale di Statistiche e tutti gli stakeholders, partendo ovviamente da quelli che appartengono al Sistema Statistico Nazionale, per mettere a fattor comune tutte le basi informative esistenti, anche quelle di tipo amministrativo e quindi che non nascono come fonti statistiche, pure per poter accrescere la eh, misurabilità di una serie di fenomeni. Quindi un quadro non eccezionale, però neanche così negativo, sicuramente un quadro in evoluzione. Eh, in questo contesto abbiamo provato ad utilizzare eh, nel modo che ci sembrava più opportuno eh, i dati proprio dell'ultimo censimento 2020, sono dati ormai già un po' vecchi, ma sono gli ultimi dati strutturali riferibili a tutto il 1.130.000 unità agricole che abbiamo in Italia. Abbiamo pensato di calcolare eh, un indice di sostenibilità che è soltanto una proxy di quell'indice FAO che abbiamo visto nella slide precedente, eh, identificando cinque indicatori eh, ottenibili appunto dai dati censuari calcolabili a livello di ogni singola azienda agricola. Il primo indicatore è la biodiversità, quindi quanto le singole aziende riuscivano. A differenziare il tipo di coltivazioni, eh, di specie vegetali coltivate, e abbiamo incluso in questo indicatore anche la presenza di allevamenti e di eventuali attività connesse. Il tema della diversificazione del reddito delle aziende agricole è fondamentale anche per aumentare la loro probabilità di sopravvivenza. Il secondo indicatore è un indicatore dicotomico: uno, quindi sì, se l'azienda è biologica, includendo nel biologico anche gli eventuali allevamenti, zero, altrimenti. Il terzo indicatore è eh, la verifica se eh, l'azienda agricola praticava o meno attività connesse, anche se in questo contesto abbiamo preferito prendere in esame solo alcune attività connesse, in particolar modo quelle legate all'offerta di servizi al pubblico agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale e eh, la produzione di energia da fonti rinnovabili che ha avuto un incremento di oltre il 1000% tra il 2020 e il 2010 per motivi che potete ben immaginare. Quarto indicatore, l'avere effettuato investimenti innovativi nel triennio 2018-2020. Quinto indicatore, eh, il livello di produzione standard che è un indicatore di ricchezza teorica di ogni azienda agricola che doveva essere superiore a una certa soglia. In questo contesto la soglia era pari alla soglia di povertà del 2020 circa 18 euro. E abbiamo infine definito come sostenibili quelle aziende che presentavano almeno un indicatore su 5. Il risultato qual è stato? Che nel 2020 45 aziende su 100 sono risultate sostenibili, forse ancora troppo poche, è però confortante il fatto che con gli stessi metodi di calcolo nel 2010 il numero era 35. Quindi siamo in un percorso virtuoso evolutivo. È ragionevole chiedersi se spero di sì, sarà possibile entro il 2025 superare la quota del 50%. Il problema sono i divari territoriali, perché vedete come nella cartina appena comparsa a colori verdi più chiari corrispondono percentuali regionali di aziende sostenibili basse, abbiamo una forte concentrazione, direi quasi esclusiva, di bassi livelli percentuali di aziende sostenibili sul totale nel centro e nel sud, in particolar modo in Calabria e in Puglia. Quindi il tema dei divari territoriali rimane fondamentale. Per chi fosse interessato c'è anche un poster dedicato che approfondisce un po' la metodologia di calcolo. Ma ancora sui divari, cosa possiamo dire? Sempre scegliendo alcuni indicatori dall'ultimo censimento, ne abbiamo scelti 10, vedete gli indicatori nella colonna numero 1 e poi delle singole colonne, il Total Italia e le varie ripartizioni, abbiamo cercato di mettere in evidenza ancora di più il problema dei divari, che sembra forse ancora più evidente da questa tabella. A sfondo grigio i primi quattro indicatori strutturali, a sfondo azzurro scuro tre indicatori connessi al capo azienda, gli ultimi tre sono eh, caratteristiche strategiche delle aziende, in verde le best performance, in rosso le meno buone, quindi è chiaro che già ad un primo colpo d'occhio è evidente il divario tra il sud e il nord-ovest, o se vogliamo tra il sud e eh, l'Italia nel complesso. Il sud ha il 27,3% della superficie agricola utilizzata, quindi tanta, ma la dimensione media delle aziende è ancora molto piccola, solo 7 ettari rispetto ai 17,9 del nord, poche unità di lavoro a tempo pieno, una produzione standard media di soli 25.000 euro che praticamente è la metà della media nazionale, quindi un problema dimensionale che sapevamo. A livello di caratteristiche del capo azienda sono ancora pochi i capi azienda giovani, per la verità sono pochi anche della media nazionale, ehm, mentre al sud è interessante notare che è elevata un po' più della media la quota di capi azienda di sesso femminile. Il problema sono gli aspetti innovativi, troppo poche le aziende con innovazioni, sono meno della metà rispetto alla media nazionale nel sud, troppo poche le aziende con attività connesse. Tutto sommato l'agricoltura biologica invece si sta sviluppando eh, in modo abbastanza omogeneo a livello territoriale. In conclusione, dobbiamo eh, cercare di ridurre questi divari e per ridurre i divari tutte le aziende agricole italiane, non importa se sono imprese o se sono mh, metà imprese e metà nostre, se fanno solo autoconsumo, devono cercare eh, più di quanto non stiano facendo finora di innovare, quindi di usare gli strumenti della. Eh, intelligenza artificiale, devono eh, cercare di diversificare il reddito lanciando delle attività connesse e probabilmente andando verso l'agricoltura biologica. Infatti, concludo, i risultati dell'indagine SPA 2023, la raccolta dati si è conclusa lo scorso mese di aprile, e ci hanno dimostrato su un campione di circa 80.000 aziende agricole che la probabilità di rimanere in vita, quindi di non cessare, è più che doppia se viene calcolata per le aziende che avevano innovazioni che avevano attività connesse e che erano biologiche rispetto alle aziende che invece non avevano nessuna di queste caratteristiche. Eh, io ho concluso naturalmente poi per domande, c'è spazio dopo. Grazie mille davvero per essere stato nei tempi precisissimi e per questa interessante disamina eh, della politica agricola. E restando in temi di politiche agricole comunitarie, lascio la parola a Fabio Perangeli del CREA, che appunto ci parlerà nello specifico degli effetti della PAC per i divari territoriali. I soliti dieci minuti, grazie. Okay, grazie. Si sente? No, non è acceso. No? Penso di sì, adesso sì, c'è la luce. Uno, due, no. tre. C'è un pulsante, c'è il pulsante. Sotto? No. Il mio c'aveva. lì, ah, ma non ce l'ho qui. Le do il mio? Ah, mi sembra che il professore. Si sente? Sì, questo si sente. Eh, buonasera a tutti. Innanzitutto, eh, grazie ringrazio per l'invito a partecipare a questo quest evento molto, molto importante. La presentazione che vi faccio eh, la presento io, ma in realtà è un contributo eh, svolto con A Più Mani, eh, con Roberto Enche, Maria Rosaria d'Andrea e Alfonso Scardera. Il, saltando l'indice così guadagniamo un po' di tempo. Eh, quello che vado a presentarvi è eh, qual è il, come dire, il ruolo, il contributo della politica agricola rispetto ai divari territoriali. Eh, provo un piccolo escursus non per percorrere i 60 anni e, e, e più di vita di PAC, ma per focalizzare e un po' di, di elementi che poi ci servono durante la, la presentazione. Innanzitutto assistiamo in questi oltre 60 anni di vita della PAC ad una profonda evoluzione degli obiettivi che vengono, eh, sono stati affidati a questa, eh, a questa politica, con una crescente attenzione alle aree rurali, alle zone svantaggiate e eh, una ehm, attenzione anche qui crescente a un reddito equo degli agricoltori. Se guardate il riferimento all'articolo eh, 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea avete un'immagine di, di, di una politica che abbiamo provato a definire come monodimensionale. Tenete conto quindi di una politica che era fortemente orientata a sostenere eh, un settore produttivo, dei comparti con anche interventi eh, sui mercati, quindi una politica nettamente diversa. Nel passare delle riforme Arriviamo a quelli che sono gli obiettivi eh, di oggi con 10 obiettivi specifici che vanno dal sostegno al reddito alla competitività, al valore lungo la catena, quindi alla distribuzione della ricchezza lungo la catena del, del valore, agli aspetti ambientali, quindi ambiente, biodiversità, clima paesaggio, agli aspetti più eh, sociali legati alle aree rurali, all'alimentazione sana, e al benessere animale e al ricambio generazionale e poi un obiettivo trasversale che è quello dell'innovazione, un po' per ricollegarli agli alle dimensioni che citava prima eh, Roberto nella presentazione precedente, le dimensioni degli indicatori che abbiamo visto eh, prima, forse con un'enfasi maggiore rispetto alle, alle dimensioni all alle, aree, alle aree rurali. Parallelamente, oltre agli obiettivi, sono evoluti anche gli strumenti. Però, gli strumenti della PAC, che prima era un blocco più eh, come dire, monolitico, eh, con un approccio top-down, quindi. Eh, un approccio centralizzato da parte della Commissione, adesso viene data molta più libertà e flessibilità agli Stati membri di, avere, di ritagliare un approccio tailored, come dicono a, a Bruxelles, di definire in base ai fabbisogni le proprie policy, quindi il ventaglio degli strumenti è molto, è molto cambiato, meno distorsivo, comunque profondamente cambiato, quindi anziché un approccio dall'alto verso il basso in cui gli Stati membri sostanzialmente implementano una politica, eh, comandata da Bruxelles oggi è lo Stato membro che definisce all'interno di un eh, parco da giochi, un campo di calcio diciamo, comune, quelli che sono gli strumenti che meglio si adattano al proprio contesto. Però la Commissione per eh, evitare che magari gli Stati membri eh, deraglino rispetto a quelli che sono gli obiettivi comuni, ha prodotto per l'attuale processo di riforma delle raccomandazioni. Siamo a dicembre 2020, quindi gli stati membri sono tutti pronti a sviluppare il proprio piano strategico per il quinquennio 2023-2027 perché siamo un po' sfasati rispetto al quadro finanziario pluriannale e riguardo ai vari territoriali ha prodotto, diciamo, facendo una brevissima ricerca, queste erano le raccomandazioni dedicate all'Italia. Migliorare l'equità del sostegno, quindi in termini di sostegno al reddito, lo vediamo dopo perché eh, a nostro avviso era importante mantenerlo agganciato a questo discorso sui divari. Incoraggiare i giovani in agricoltura proprio per lo spopolamento che diceva Massimo eh, inizialmente. Rimuovere le barriere all'accesso ai fattori di produzione. Il professore ci ha illustrato quelle che erano le criticità appunto sull'accesso all'utilizzo del, del risparmio. Eh, a livello territoriale promuovere lo sviluppo socio-economico nelle zone rurali quindi anche in ottica di invertire lo, lo spopolamento promuovere l'inclusione sociale nelle zone eh, rurali e poi c'è eh, quest'altro quest'altra raccomandazione a cui la commissione Euro europea tiene molto che è quella de del completamento della banda larga che è uno di quegli elementi è una di quel um, come dire eh, degli, delle infrastrutture abilitanti che vengono individuate come fattori sine qua non eh, per garantire lo sviluppo anche nelle aree più, eh, più remote. Tenendo questo diciamo, eh, glossario comune eh, in testa abbiamo provato a ricalcolare quelli che sono gli indicatori eh, a, B e C eh, che Eurostat propone: il A è il reddito dei, dei fattori di produzione, il B abbiamo il reddito um, eh, del, dell'impresa agricola per i propri fattori di produzione, quindi il lavoro familiare, il capitale proprio, la terra e poi l'indicatore C è eh, il reddito dell'imprenditore agricolo. In tutti i casi. Abbiamo abbastanza scontato il risultato, vediamo come il nord dell'arina arancione sia sempre eh, superiore eh, agli altri e non si colmi questo divario, bensì, specie nell'ultimo periodo, questo divario. Eh, aumenta. Quando andiamo a disaggregare, a, a scomporre il reddito netto, mettendo in evidenza la parte che è determinata dal mercato e quella che è determinata dagli interventi pubblici in agricoltura, quindi sia aiuti annuali di sostegno al reddito sia in conto capitale, vediamo come questi in realtà non contribuiscono particolarmente a colmare il gap. L'unico eh, contesto territoriale dove questo avviene in misura, diciamo marginale nella lettura eh, del, del dato è nelle zone del centro in cui in parte contribuisce per la parte delle zone nord e, e sud invece vediamo come le linee siano sostanzialmente seguono la stessa traiettoria lo stesso, la stessa, mh, eh, lo stesso valore ehm, un attimo che non so se ho saltato no, scusate allora, qui ehm, abbiamo sempre con i dati della RICA, che è una banca dati che gestisce il, il CREA, abbiamo ehm, quantificato eh, il Farm Net Value Added, eh, la parte blu, e quindi quello che deriva dal, dal mercato, abbiamo sommato gli aiuti. Eh, di sostegno al reddito e poi gli aiuti in conto capitale e questi l'abbiamo confrontato con la linea rossa che è il reddito rispetto all'economia nel suo complesso disaggregato nelle varie componenti territoriali eh, vediamo come eh, nella parte nord occidentale ma anche nella parte nord orientale sostanzialmente già la parte che l'imprenditore agricolo riceve dal mercato in linea con il reddito nel, rispetto al resto dell'economia. Nella parte del centro il contributo delle politiche de, del, della PAC è importante pe, per colmare questo gap, nelle regioni del sud questo gap invece non risulta colmato, risulta attenuato sicuramente dall'intervento pubblico, ma non viene Coperto interamente il gap. Questo è un indicatore per chi si occupa di eh, politica agricola eh, molto importante perché è il benchmark per considerare come dire, appetibile il, il, il lavoro in, in agricoltura e eh, come dire sostenibile economicamente. Prima Roberto giustamente lo confrontava per quelle che sono le finalità di Agenda 2030 con il, la soglia della povertà. Mi viene da sorridere perché quello è il livello per dire siamo sostenibili. Quando invece lavoriamo in termini di contributo pubblico in agricoltura, quindi una visione un po' diversa, il benchmark per noi è rispetto al resto dell'economia. Ehm... Qui, ehm, ah, perché prima parlavo di eh, sostegno al reddito è importante, qui vedete a confronto eh, due periodi, eh, uno è pre-riforma, stiamo parlando della riforma eh, che è entrata, eh, iniziata nel 2015, diciamo quindi confrontiamo un 2014, in realtà chiedo scusa, il dato è 2012. Se ma... volete ci sono dei posti avanti, no? perché vedevo delle persone affollarsi, se volete c'è un'intera fila vuota davanti prego, però me li riprendo dal tempo eh? <ride> e, mh, il dato è il 2012 ma in termini di eh, livello di tipologia di erogazione non c'è stata una variazione tra il 2012 e il 2014 quindi la bontà è una buona proxy e eh, l'altro è il 2019 quindi è al regime rispetto alla precedente eh, riforma rispetto a quello che stiamo vivendo oggi vedete come la distribuzione del sostegno al reddito è stata con le scelte adottate dall'Italia si è raggiunta una maggiore pereguazione del sostegno vedete le scale di verde sono nettamente più attenuate c'è una fortissima, quella che viene definita in gergo pass dependency, cioè una dipendenza rispetto alle scelte precedenti quindi il cambio non è eh, stravolgente però mentre nel 2012 abbiamo una concentrazione soprattutto in alcune aree con vocazioni produttive a retaggio del passato molto for, forti e caratterizzate eh, per il livello di sostegno nel 2019 abbiamo una maggiore eh, uniformità di, eh, di distribuzione del sostegno. Questa in realtà era una, eh, le, è una lettura intermedia, perché poi siamo andati avanti, lo vediamo sulla slide eh, successiva. Qui quello che volevo, volevo mettere in evidenza è come l'intervento ha portato via risorse dalle zone di pianura, dell'agricoltura intensiva e specializzata, e ha spostato risorse a favore della collina e della montagna, specialmente della montagna interna. Quindi, eh, come dire, laddove eh, il, lo, 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 il divario territoriale è sicuro. Diciamo, eh, sicuramente a meno probabilità di possibilità di sviluppo oppure verso quelle che sono definite aree rurali D che sono le aree eh, con problemi di, di sviluppo o ancora di più verso le aree eh, ultra eh, periferiche Uff, scusate. è molto sensibile questo tastierino in un verso, nell'altro no, un po' più duro allora, eh, il tempo è quasi scaduto, scusate se accelero. Questi invece sono eh, gli effetti delle scelte che abbiamo fatto nel, ad inizio. Eh, diciamo il piano iniziato nel 2023 e le andiamo a leggere a regime nel 2026. Eh, C'è stato un continuo delle politiche adottate nel precedente slide, rispetto alla precedente slide. E qui abbiamo ancora uno spostamento verso le zone di montagna interna, verso le aree rurali. Con problemi di sviluppo e verso le zone svantaggiate, più più, con svantaggi legati alle zone, alle zone montane. E questo si tratta sempre del sostegno al reddito, per cui in realtà uno strumento che nasce eh, per una finalità ben diversa rispetto a quella del colmare i di divari territoriali ha dei side effect, degli effetti indiretti eh, pro compensazione, pro riduzione del gap rispetto ai divari territoriali. Eccolo. Allora, eh, però nel piano eh, strategico che tiene, mh, gestisce risorse per 36 miliardi nei 5 anni di, fino al 2027 eh, ci sono anche altri strumenti. Vado molto veloce, uno è lo strumento... Principe per la Commissione, eh, per diciamo, il contesto europeo e il leader, ma nel complesso eh, per interventi dedicati allo sviluppo rurale ci sono quasi 4 miliardi di euro di spesa pubblica, e, eh, strumenti eh, anche legati alla strategia nazionale per, per le aree interne. L'altra eh, cosa che ci davamo prima è appunto la banda larga. Eh, il, Qui interviene non soltanto il fondo, un fondo agricolo che è quello per lo sviluppo rurale, ma intervengono anche gli altri fondi eh, di, di coesione, quindi c'è una pluralità di, di fondi che intervengono qui. Eh, la, la, la realizzazione dell'infrastruttura è in corso, è un po' in ritardo e su questo chiaramente la Commissione punta molto. Noi ad esempio abbiamo in ballo una modifica del piano strategico. Per eh, aggiustare un po' di, eh, di, di questioni, naturale diciamo, gestione di un piano da 36 miliardi durante il, il ciclo di vita, però la Commissione ci ha detto: Guarda, siccome tu hai modificato anche il PNRR e mi risulta che dal PNRR hai fatto un disinvestimento sulla banda larga, se vuoi che ti approvo. La modifica che mi stai chiedendo sul piano PAC mi dimostri che non stai disinvestendo sulla banda larga, giusto per dare la dimensione di quanto è importante. Quindi, quello che la Commissione europea non è riuscita a fare al proprio contesto, cioè di dire: Guarda, l'Italia ha due piani, però la strategia sulla banda larga me la, deve, me la deve controllare. Quindi, loro hanno approvato un piano e adesso invece chiedono a noi a posteriori di verificare se ci sia stato un, o meno un disinvestimento su questo. Quindi, chiaramente, il gioco delle parti e eh, ci sta, quindi stiamo ragionando con uh, gli altri eh, di che eh, curano la parte PNRR e realizzazione a banda larga anche con altri fondi, siamo arrivati in una quadra in cui abbiamo capito che sostanzialmente il disinvestimento pare, pare dovuto ad una riduzione del, delle delle gare diciamo, del costo del, della gara però questo mi serviva solo per mettere a fuoco come sebbene sembri un tema a parte in realtà è un tema molto accentrato molto attenzionato dalla Commissione Europea sono arrivato alle conclusioni, chiedo scusa eh, quindi abbiamo detto un ampliamento degli obiettivi della PAC quindi con una crescente attenzione sia allo sviluppo eh, locale ma da valutare molto attentamente quali sono gli strumenti dedicati a colmare eh, I divari territoriali. Cioè abbiamo un'evoluzione degli obiettivi, ma non tutti gli strumenti sono ev evoluti ovviamente in quella direzione. Cioè la politica agricola ha degli effetti collaterali pro compensazione dei divari, ma sono degli effetti collaterali. L'effetto diretto di uno strumento o magari è un altro. Quindi bisogna ben interpretare quali sono gli obiettivi dell'analisi, dove vogliamo andare e quali strumenti prendere in considerazione. La ridistribuzione chiaramente dipende quindi da, da orientamenti produttivi che non hanno nulla a che fare con il divario territoriale di, di per sé. E poi c'è anche una questione dell'esistenza chiaramente di diversi divari territoriali. Oggi abbiamo parlato spesso di divari territoriali dal punto di vista del nord, centro, sud, ma eh, nella programmazione della politica agricola è molto importante quello delle aree interne, è molto importante quello delle zone rurali. Quindi anche l'analisi di quale tipo di divario andiamo ad analizzare è molto importante. Chiedo scusa se sono andato lungo. Grazie, e grazie, grazie a tutti Grazie. grazie. Uh, grazie. Uh, chiedo, cioè, perché uh, la sessione doveva finire a 45? Abbiamo 10 minuti perché abbiamo iniziato più tardi oppure uh, chiudiamo? Di un po', magari... Possiamo perché abbiamo iniziato un quarto d'ora dopo. Posso avere il... No, il... Allora... Uh... Quello che voglio fare io adesso è sintetizzare veramente brevemente, mi prenderò 3-4 minuti e poi vi do la parola per, diciamo, per, per i commenti e per fare delle, delle domande. Quello che emerge da questa, da questa discussione, io ovviamente avevo visto le slide prima, quindi non è che me le sono... Inventate, avevo visto le slide prima, estremamente interessanti, però emergono de, due elementi fondamentali. Questa è una sessione sull'agricoltura e sui divari. Un elemento fondamentale è che uh, uh, ovviamente le tecnologie avanzano, le tecnologie sono la base del, della crescita e dello sviluppo economico e ovviamente questo... Uh, accompagna anche uh, le tecnologie e uh, accompagna anche l'agricoltura. Uh, per, uh, per, uh, per lo sviluppo tecnologico, per l'avanzamento tecnologico, ovviamente c'è bisogno di capitale umano, è fondamentale. Ora, a che punto è l'Italia, come si pone l'Italia in questo elemento? Perché, come ha detto il professore Giannoli, noi ci focalizziamo spesso sui divari interni, in realtà uh, il problema serio lo affronta il sistema paese nel suo complesso. Tra poco uh, vi dirò perché io penso in questo. E quindi, voglio soffermarmi su questo tema, cioè il tema della mancata crescita del nostro paese legato al capitale umano e dall'altro velocemente alla, alla questione demografica che se ne sente parlare uh, moltissimo. Uh, questi uh, sono uh, i paesi più vicini a noi, i paesi mediterranei, io li ho ordinati in termini di tassi di crescita accumulati pro capite, questi sono tassi di crescita reali, quindi pro capite. E vanno degli ultimi vent'anni praticamente dal 2000 al, 2020, dal 2000 al 2021 uh, se aggiungete i dati più recenti non cambiano molto, se aumentate il set di paesi e lo estendete a tutto il mondo non cambia molto l'Italia è uh, l'ultimo paese praticamente nel Mediterraneo uh, in termini di tassi di crescita dietro di noi c'è la Libia però sappiamo benissimo che cosa è successo lì quindi fatti pari a 1000 il reddito di un albanese nel 2000 questo albanese oggi guadagna 2.500 euro. Fatte pari a 1000 il reddito di un italiano nel 2000, questo italiano oggi guadagna 990 euro. Più o meno questo è quello che dicono le statistiche, ma qui siamo nell'Istituto Nazionale di Statistica. E, um, ovviamente io in pochi minuti uh, mi voglio soffermare, come avevo detto, sugli elementi fondamentali che poi accompagnano le uh, relazioni che abbiamo visto. Oh, mi sono preso i dati sui livelli di istruzione nei paesi Ocse, i paesi eh, diciamo, più avanzati sono eh, 52 paesi, quindi non pochi a livello mondiale, e li ho ordinati in termini di eh, istruzione terziaria, quindi stiamo parlando della laurea. E, eh, vedete l'Italia si pone eh, al quart'ultimo, quint'ultimo posto, cioè 20 eh, italiani su... su una popolazione dai 25 ai 64 anni ha la laurea. Quindi siamo molto dietro a quasi tutti i paesi avanzati, siamo quasi un terzo del Canada o dell'Irlanda o della Corea. Quindi sono paesi che sono cresciuti moltissimo. Quindi quando ci, ci domandiamo il perché della riduzione della produttività, sicuramente uno degli elementi che dobbiamo considerare è questo. E, perché, i nostri, perché le persone non vanno all'università? È solo una questione di, uh, di sistema, è una questione di uh, struttura del paese. In realtà i nostri laureati non, non stanno bene in termini di, uh, di guadagno. Qui ho ordinato i dati in termini di, um, uh, di percentuale di adulti che guadagnano più della mediana. Del, e vedete che anche in questo caso il nostro paese 13 eh, non sta ammesso bene quindi significa che i nostri laureati non guadagnano bene per cui il, il reddito, il salario non è attrattivo Al di là, se poi ci levate anche lo status pensate per esempio facciamo un esempio concreto un, un professore di latino e greco che arriva ad insegnare in una scuola superiore a 45-50 anni e guadagna 1400 euro a questo è a quello che mi voglio riferire che cosa fanno i laureati? Poi andiamo a vedere, ecco, sempre di capitale umano, anche se andiamo a guardare eh, i niti cosiddetti uh, not employed in education and training, i, i ragazzi insomma che non sono impiegati, anche qui l'Italia non fa una bella figura. Quindi io sto cercando velocemente di farvi uh, vedere un, almeno un aspetto dei, del, de, della questione. E, uh, quindi questo è il mezzogiorno, visto che parliamo adesso di divari uh, italiani, passiamo alla fase più centrale. Vedete, anche qui ho ordinato le paesi, i paesi, le regioni in termini di percentuali di laureati uh, e come vedete, tutte le regioni del mezzogiorno stanno alla fine, in coda. Quindi ci sarà forse una relazione, sicuramente c'è una correlazione tra crescita. E, uh, e um, capitale umano. Non so se c'è una relazione causale, ma sicuramente c'è una correlazione positiva e quindi questo sicuramente è un fattore da analizzare. L'altro elemento che dobbiamo considerare e di cui uh, dobbiamo tenere conto, l'hanno detto quasi tutti loro: è la demografia. Praticamente il nostro paese questo è il divario nati-morti. Che uh, come vedete negli ultimi anni dal 2010 cioè la forbice si sta allargando, ci sono 400.000 bambini in meno ogni anno, è un problema non solo italiano, i cinesi ce l'hanno uguale, però è un problema serio questo, perché? perché provoca polarizzazione della demografia, perché ovviamente mancando le strutture economiche e finanziarie la popolazione tende a polarizzarsi, a concentrarsi nei grandi aggregati urbani e questo lo sappiamo, facendo morire tutta la spina dorsale del paese e anche Alcune zone del mezzogiorno, quindi per questo è un problema, ma è un problema per paese. Perché nel giro di pochi anni noi ci troveremo con quasi 10 milioni di lavoratori in meno. Quindi quando si parla di avere paura per l'intelligenza artificiale e l'impatto che questo avrà sul mercato del lavoro, di fronte a questi dati, io qualche dubbio ce l'ho. E un'ultima considerazione, io ho finito, penso di avere preso meno di 10 minuti, sulla questione sollevata dal professore, da professore Giannola. Spesso la finanza, il credito viene visto come un elemento negativo, no? il diavolo lo dalla crisi finanziaria X, eh, il mondo che ci circonda è un mondo che nasce dalla rivoluzione industriale, lo sappiamo benissimo, quella rivoluzione che inizio del 1800 in Inghilterra poi ha permesso tutto questo di materializzarsi in qualche modo, cioè la produzione di massa. Quella, quella era dovuta a, essenzialmente a uno sviluppo tecnologico, ma era anche dovuta a una condizione di fattori fondamentali che nell'Inghilterra di quel tempo erano presenti e che erano presenti anche nel nostro paese, cioè un Sistema finanziario che supportava l'innovazione tecnologica e l'implementazione della tecnologia. Le tecnologie, le idee poi vanno implementate, portate a mercato. Questo spiega perché molti paesi, incluso in mezzogiorno, nonostante noi abbiamo le tecnologie, poi non crescono, perché c'è bisogno di una struttura finanziaria e governativa perché poi strume, quei, quegli elementi poi prendano piede, e perché la crescita poi possa avvenire. Quindi Pensare all'innovazione tecnologica senza il mercato del credito è uno simbolo, è qualcosa di assurdo, è impossibile. Chiudo dicendo che gli unicorni sono le aziende che hanno capitalizzazione in borsa con più di un miliardo di dollari. Ho sentito che pochi giorni fa noi abbiamo raggiunto il grande obiettivo target di avere due unicorni. Se andate in Moldavia ce ne sono quattro, in Spagna ce ne sono dieci. Per non dire Stati Uniti e Cina che hanno 600 unicorni, 400 unicorni quindi, questo per farvi capire che i giovani ci sono da noi. Sempre di meno, come state vedendo. Ci hanno le idee, però il problema serio poi è, la, è il collo di bottiglia che porta le idee, le innovazioni al mercato e permette poi di colmare i divari. Perdonatemi, però due conclusioni. Eh, stavo per dare la parola. Prego. Semplicemente non l'ho fatta io personalmente, io personalmente ho preso i dati dal sito sitox, sono dati liberi, scaricabili, mi sono scaricato i diti. Sì. Sì, della residenza del... se non mi sbaglio sì. Sono dati Ox, eh, potete scaricarli tutti voi. Prima di venire qui mi sono scaricato questi dati perché ero curioso. Ho detto fammi andare a vedere appunto quello di cui parlava a Menise. La triennale, terziaria la terziaria, però beh, al di là del... io so che sto in mezzo agli statistici, io sono un economista, quindi al di là a me quello che mi interessa è capire uh, l'andamento di fondo che è preoccupante, è preoccupante per il nostro paese, preoccupante per lo capite dall'accendio, io sono napoletano da mezzogiorno, quindi ed, ed è un momento... <ride> ed è un è ancora più grave questo è la polarizzazione di cui io parlavo se voi a Benevento levate. Se voi, io sto parlando di una città a eh, Benevento levate la tabaccheria levate il, il gommista poi viene meno il medico poi viene meno la scuola elementare chi ci rimane? Quindi questo è il punto fondamentale allora le case invece di a un euro le dobbiamo cominciare a vendere a 50 centesimi cercando di prego Sì, molto velocemente. Ci sono due cose che non vanno in questo ragionamento. Uno, l'idea stessa di capitale umano, perché sembra che tutti siamo in possesso di un capitale. È proprio è una definizione che non condivido. Eh, secondo, non, eh, non c'è diretta proporzionalità fra, cioè, non ci sono le economie di scala in agricoltura. Non è che alzando la dimensione di impresa aumenta anche la redditività, perché ci sono molte altre variabili che intervengono. Si può essere anche redditivi con la piccola o media dimensione. Il problema è qual è il target della politica comunitaria. Stiamo parlando con l'impresa più autoconsumo o più rivolta al mercato? Bisognerebbe scegliere una fascia e intervenire anche con gli incentivi all'associazionismo, per esempio, a creare reti di impresa. Molto semplicemente questo volevo dire. Mi dispiace non essere stato chiaro, ma io non ho definito il capitale umano, non ho parlato di che cos'è il capitale umano, ho semplicemente preso dei dati relativi a laureati, alla scolarizzazione. No, no, ma era semplicemente la scolarizzazione, semplicemente per andare sulla scia di quello che dicevano loro. Poi, per quanto riguarda l'agricoltura, io non ho parlato del rapporto tra capitale umano e agricoltura, ho solo detto non le piace però cioè, esistono sono le aziende che hanno una capitalizzazione da più di un miliardo di, di dollari non l'ho fatta io la definizione però giusto per, per andare sulla scia della, per sottolineare l'importanza della finanza che, eh, e del mercato del credito poi ovviamente uh, è bene criticare me ma io non ero il relatore eh. io ero solo colui che ha fatto la critica ha aggiunto Leggo, quindi, se dovete criticare, dovete criticare loro. Sì, no, ma sto scherzando, è ovvio. Stiamo parlando di problemi reali, quindi sto scherzando. Quindi, eh, se volete, oppure facciamo fare, se anche voi avete delle considerazioni da fare. Io no, una semplice. Tutti quei dati ci facevano vedere questi. Lì del coordinatore, diciamo, quanto male sta l'Italia, del parafulmine, come mh, probabilmente vent'anni, se avessimo preso i dati di vent'anni prima, saremmo stati in una situazione quasi opposta, cioè noi eravamo dei leader e quindi c'è qualcosa che non ha funzionato, al di là delle definizioni, delle cose. Eh beh, io vi dico, quel qualcosa che abbiamo, cioè ci sono state molte illusioni, soprattutto a livello di chi decideva, di chi poteva decidere. Allora, due non illusioni, due errori sono stati, a mio avviso, e lo vediamo adesso col PNRR: il fatto che abbiamo fatto un cambiamento radicale. Eh? Da, il, tra gli anni, negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, da un'idea in cui lo Stato, tra virgolette poi entriamo nel merito, non ne voglio entrare, aveva un compito di regia e non solo di controllo e di regole. Abbiamo ideologizzato il fatto che lo Stato non può essere un regista, ma deve essere un regolatore. Questo è molto anche dell'ambito della comunità, perché poi lo abbiamo fatto spesso sui temi della concorrenza, eccetera, eccetera. Non entro nel merito se era giusto o non era giusto, ma tutte le privatizzazioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte con questo metodo. Le privatizzazioni quindi dovevano dare al mercato il contributo del capitalismo privato e il capitalismo privato italiano ha fallito, si è fatto le autostrade, si è fatto i porti, si è fatto quello che era la rendita, ma tutto ha fatto tranne che dall'asmembramento o dalla distruzione della chimica, della partecipazione statale, della siderurgia, dell'elettronica, dell'olivetti e così via, non c'è stato nulla che ha proseguito in quella direzione. E quelli erano i settori Trainanti del sistema, la base. Secondo elemento, appena è cominciato il declino, la reazione, ed è tuttora, è stata la caduta della produttività del sistema. È una, è una caduta tremenda, gli ultimi 15-20 anni, se andiamo a vedere, l'Italia è sempre col segno meno, e rispetto all'Europa è enorme questo divario. E come abbiamo reagito a questa, questa caduta? accentuandola e come l'abbiamo accentuata, non potendo più manovrare la valuta, grazie al cielo, perché se no, abbiamo manovrato i salari, le svalutazioni le abbiamo fatte con il concetto di svalutazione interna, che è un modo di difendere la produttività, ma se la fai per un lungo periodo stai ammazzando il sistema. Quindi adesso a parte mo, i, i, le definizioni, i concetti, i contenuti, questa è una cosa che è evidente, che oggi dovremmo chiamare alla sbarra, come in un processo, quelli che hanno teorizzato, perché è stata teorizzata. O ci faranno adesso i, i referendum e poi abolire questo o abolire quell'altro, ma ci rendiamo conto dove ci siamo ficcati, ci siamo ficcati noi accettando tutta un'idea che era l'opposto di quella che nel bene e nel male ci aveva fatto fare il miracolo economico, la prima convergenza nella storia unitaria tra nord e sud, e oggi ci andiamo alla differenziazione come ulteriore elemento di difesa di chi è debole, il nord, rispetto alla prospettiva europea. Quindi questo è, dovremmo cominciare a ragionare un po' sulla storia. In modo però serio, discuterne, dire abbiamo sbagliato qui, abbiamo sbagliato là, e però molta disciplina per correggere gli errori. Non mi sembra che, per esempio, faccio il caso dell'autonomia, insomma non, non c'è nulla contro, ma farla in questo modo, che è esattamente l'opposto di quello che la Costituzione dice per come si dovrebbe fare l'autonomia, è insistere su questo errore. E mette, ed è suicidarsi a mio avviso grazie mille se... grazie grazie al professore giannola uh, se, avete, se non avete altro da aggiungere possiamo, uh, abbiamo finito nei 15 minuti di, che ci aveva concesso l'organizzatore quindi grazie per essere venuti grazie mille